Vado a questo punto a spostarmi in quella che è la postazione invece dell'accoglienza, perché vedo già pronti i nostri due amici e mi vado immediatamente ad accostare a loro. Voi lo sapete ormai, il martedì è dedicato alla finestra con il mondo OPI-BAT ed è per questo che quest'oggi posso condividere questo secondo momento, questo spazio con il nostro presidente Giuseppe Papagni. Quel buon vento, Giuseppe. Ciao Serena, complimenti per insomma, lo spazio che offri in favore dei cittadini e quindi della salute pubblica. È sempre un piacere, hai visto, abbiamo parlato anche con il professor Di Bicelli, abbiamo parlato dell'importanza dell'attività fisica, ok, anche perché ora siamo in estate, per cui è anche bello camminare un po', giusto? Certo, Michelangelo Brindicci, certo. Infermiere. Grazie dell'invito Serena, sono contento e quindi niente, ringrazio. È un piacere condiviso. Grazie. Allora ragazzi. Ringrazio Giuseppe, il nostro presidente, che mi ha dato la possibilità di essere qui a parlare, diciamo, per aiutare un po' il cittadino a capire quello che sono appunto le cure palliative. Allora, prima di entrare nel merito dell'argomento, sì, per rompere un attimo il ghiaccio, salutiamo le nostre famiglie. Perché abbiamo tutti tanti figli, sì, giusto? Cioè tanti no, però certo, li abbiamo. Certo, io saluto la mia famiglia, ok, saluto i miei figli, magari Enrico e Giulia, saluto diciamo le persone che mi conoscono e in più anche i miei pazienti che sicuramente stanno lì a guardarmi e quindi. Da dove ci stanno ci guardando? Tengo un po' dappertutto, un però po' dislocati da tutto il territorio della diciamo, BAT. Diciamo i pazienti che assisto a livello domiciliare che. Li hai avvisati, Michelangelo? Qualcuno sì, e sicuramente gli farà molto piacere. Allora, passate parola tra di voi, abbiamo qui il vostro infermiere di fiducia, Michelangelo Brindicci. Allora, detto questo, proprio per metterci un attimo comodi, per essere familiari, per goderci questo momento, presidente, quest'oggi sì, parliamo di cure palliative, ovvero. Allora, per cure palliative si intende quell'approccio clinico specialistico che mira a migliorare la qualità di salute dei pazienti che si trovano in un particolare momento appunto della propria vita. Parliamo del fine vita, quindi sono pazienti che purtroppo giudicati inguaribili dalla scienza medica e che si trovano appunto ad affrontare quest'ultimo periodo della loro vita, per cui le cure palliative sono considerate un diritto fondamentale dei cittadini sancite da alcune leggi che adesso andremo a vedere e che appunto mirano a migliorare e a sollevare e anche a prevenire, se vogliamo, la sofferenza fisica, psicologica e anche spirituale. È un momento particolare che purtroppo le famiglie con i pazienti, i loro cari affrontano e che purtroppo, devo dire la verità, insomma, c'è bisogno di che la sanità prenda in carico questi pazienti in questa ultima fase della loro vita e quindi che vengano appunto accompagnati non solo con l'assistenza medico-specialistica e quindi anche infermieristica, ma anche con il supporto spirituale anche dello psicologo. Quindi proprio degli ambienti dedicati a loro, parliamo ovviamente degli hospice che in Puglia sono ancora pochi, ma adesso vedremo i dati, e parliamo anche dell'assistenza domiciliare, proprio per non lasciare questi pazienti in ospedale, che magari è il luogo meno adatto per questa tipologia di situazioni, per questa tipologia di pazienti. Esatto, perché noi stiamo evidenziando proprio in questo percorso che a questo punto dobbiamo intraprendere, stiamo evidenziando comunque che si tratta di persone, esatto, prima di tutto, sì, che si trovano in un momento difficile. Esatto. Quindi è un messaggio importante quello che vogliamo lanciare tramite le nostre telecamere, perché molto spesso, ragazzi, siete giovanissimi, molto spesso ci troviamo a dover fare i conti anche con tante notizie di disperazione, certo, la richiesta di poter accedere all'eutanasia piuttosto che altre situazioni, perché le persone probabilmente psicologicamente non ce la fanno più, si sentono sole, si sentono abbandonate, non hanno gli strumenti per affrontare un momento così duro. Ecco perché nascono le cure palliative, appunto per questo, per non far sentire soli i pazienti e in particolare la loro famiglia.
E quindi è indispensabile la figura del, dell'operatore, vedi medico, infermiere, psicologo, perché vengono coinvolte una serie di figure, un insieme di figure che aiutano appunto la famiglia ad affrontare queste situazioni disastrose, chiamiamo disastrose purtroppo. E quindi è così, ci sono appunto a disposizione eventualmente la famiglia ha bisogno appunto l'assistenza appunto domiciliari e quindi eventualmente anche quelle residenziali, vedi gli hospice. Ne parliamo subito, però ci andiamo un attimo per gradi, proprio perché vogliamo portare insomma il telespettatore per mano in questo percorso che è un po' di ostico, però come sempre questa è casa serena, quindi vogliamo sempre dare un messaggio di tranquillità, di famiglia. Siamo tutti una famiglia, abbiamo gli strumenti a nostra disposizione, solo che molto spesso, Presidente, non si conoscono i contenuti di questi strumenti e quindi finché si rintracciano le informazioni uno perde tempo, perde voglia anche, certo, e viene preso dalla fatica. Facevamo riferimento proprio a delle disposizioni, giusto, in termini di legge. Sì, sì. In termini di legge, proprio le cure palliative sono state interessate negli ultimi anni a una serie di leggi a favore che hanno inizialmente... Quelle che vediamo. Nel 2001 è importante questa tappa, la legge 405, che inserisce appunto le cure palliative nei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. Voglio ricordare ai cittadini che con la riforma del titolo V della Costituzione la sanità è diventata materia concorrente, per cui viene organizzata dalle regioni, quindi abbiamo sistemi sanitari regionali ma che hanno la supervisione dello Stato. E lo Stato come fa a controllare che le prestazioni vengano erogate con la stessa qualità in tutto il territorio nazionale? Attraverso i LEA. Per cui i livelli minimi essenziali di assistenza, le cure palliative, sono entrate nel 2001, è la legge fondamentale che riconosce appunto la legge 38 del 2010, le cure palliative sono un diritto fondamentale del cittadino, quindi devono essere garantite a tutti i cittadini. Quali sono i benefici di queste cure palliative? I benefici, come abbiamo detto, cioè se sono pazienti che purtroppo sono stati colpiti da malattie inguaribili, quindi parliamo di malattie come le tumorali ad esempio, che purtroppo a cui la scienza non dà delle speranze di guarigione, per cui anche non ci quelle... sono tante aspettative di vita, insomma. Esatto, anche però quando parliamo di patologie inguaribili noi dobbiamo vedere insomma il lato della cura, perché anche in quel caso si può dare un supporto curativo, quindi la scienza medica sì, non dà la guarigione, però si cerca di dare assistenza, di offrire il massimo di assistenza proprio per dare dignità a questi pazienti. Ecco perché il collega Michelangelo citava gli hospice, che sono delle residenze che sono messe a disposizione non solo dei pazienti, ma anche dell'intera famiglia, proprio per cercare di dare dignità ai pazienti proprio in quest'ultima fase della loro vita. Io voglio citare alcuni dati che sono presenti nella slide successiva, che parlano appunto... Ecco sì, qua. Questi qua. Praticamente anche se nel 2010 è stata varata la legge che sancisce il diritto alle cure palliative di tutti i cittadini italiani... Quindi però, sono passati 9 anni. Esatto, però abbiamo una situazione a macchia di leopardo in tutta la regione, in tutte le regioni italiane. Ci sono regioni più virtuose, regioni che hanno attuato una rete di cure palliative sul territorio regionale, altre invece che non hanno avuto la stessa sensibilità, per cui abbiamo dei numeri, questo è il rapporto del Ministero della Sanità del 2015 che appunto in Puglia vedeva la presenza di solo 8 hospice, per cui sì, che sono insomma un po' pochi rispetto al totale della popolazione, considerando anche l'epidemiologia che colpisce molto i cittadini. Qual è la più virtuosa? La più virtuosa sono ovviamente quelle del nord, abbiamo come sempre questa differenza tra nord e sud che ovviamente ci pone in condizioni di riflettere e quindi
magari grazie insomma, a questo spazio possiamo lanciare un messaggio ai nostri politici proprio per dare dignità appunto a questi pazienti. Bisogna avere una particolare sensibilità, perché poi alla fine è facile riunirsi nei salottini per bene e porre altre domande, altri interrogativi, quando poi gli strumenti li abbiamo, che sono appunto queste cure palliative. Michelangelo, qual è quindi il percorso? Raccontami un po' concretamente. Allora, il percorso, innanzitutto queste cure palliative devono essere effettuate da persone competenti, innanzitutto formate. E queste grazie diciamo agli enti di cui lavoriamo, quindi anche Universo Salute di cui fa parecchi convegni, quindi ci aggiorna, oppure le varie onlus che si sono sul territorio mettono in pratica proprio attraverso appunto i convegni, eventualmente quindi affrontano argomenti appunto per far capire diciamo alla gente dove appunto di che cosa si tratta e dove rivolgersi. Allora, la domanda che mi facevi era concretamente. Allora, la persona, c'è una platea di gente che ci sta seguendo, no? Si spera. E magari ci sono delle persone che potrebbero rintracciarsi in queste problematiche che noi in questo momento stiamo evidenziando. Quindi sicuramente la domanda che sorge loro è: cosa devo fare? Quali sono gli strumenti concretamente di cui che ho a disposizione e quale magari la documentazione che devo presentare? Sai, noi in Italia la burocrazia. Il paziente viene appunto definito inguaribile, si rivolge appunto alle cure palliative. Le cure palliative è il medico specialista che nel momento in cui diciamo definisce il paziente ormai inguaribile, quindi lo indirizza. Quindi non quello di base. Lo indirizza anche lo specialista, cioè sia il medico specialista, il medico di medicina di base e quindi diciamo tutti coloro. Adesso sono in pallone un attimo. Allora, io ho questa problematica, giusto? Ho la possibilità in qualche modo di avere degli specialisti come riferimento, ma lo dicevamo già martedì scorso con la presenza di altri amici dell'OPBAT, risulta fondamentale avere come termine di riferimento proprio il proprio medico di base, che in qualche modo conosce la nostra storia anche, giusto ragazzi? Esatto. C'è da dire pure, intervengo questa slide, perfetto. La Regione Puglia si è dotata in realtà di una delibera di giunta regionale che vediamo sovraimpressione di un programma per le reti delle cure palliativi che mette insieme un po' sia le associazioni onlus che operano e devo dire che sono molto efficienti, operano sul territorio a domicilio dei pazienti. Quindi sono delle vere e proprie onlus che vanno ad occupare appunto gli spazi che vengono lasciati purtroppo, devo dirlo, vacanti dalla sanità pubblica. E grazie insomma a questa delibera di giunta si giunge a una rete, quindi far sì che la sanità pubblica insieme alle onlus si vada appunto a dare quelle risposte che i cittadini appunto in questa particolare fase della propria vita hanno bisogno. Per cui questa rete territoriale messa appunto grazie a questo delibera di giunta mette insieme quindi sia la sanità pubblica che quella offerta dalle associazioni onlus. Quindi come diciamo che di legiferare abbiamo legiferato, giusto? Anche dobbiamo, abbastanza dal 2010. Sì, sì. Esatto, dobbiamo dotarci, quindi diciamo le criticità dei dati che abbiamo visto prima, appunto abbiamo bisogno di più hospice, avremo bisogno di più hospice e di una rete che sia più capillare nel territorio e che appunto venga attivata, come diceva Michelangelo, sia dai medici curanti, e quindi il primo approdo è quello, e poi dai medici specialisti che appunto indirizzano i pazienti verso le cure palliative. Come abbiamo visto prima, sono un importante approdo e voglio sfatare un mito, perché quando si parla di cure palliative molte volte la si associa a un qualcosa che disgradevole, che comunque vanno a dare un termine alla vita. In effetti potrebbe sembrare così, però io vedere quei pazienti che magari hanno bisogno di vedersi sollevate quei dolori e che magari non riescono ad accedere alle cure palliative, è davvero
davvero sconfortante per chi opera nella sanità, chiaro, ma anche immagino voi siete sul campo, per i familiari. Quindi ci riportate, sì, anche quella che è la vostra esperienza, giusto? Perché la cura palliativa appunto deve dare dignità alla persona fino alla fine, alla persona e quindi anche alla loro famiglia. Come? Il medico, lo specialista indirizzano queste persone, il familiare, magari alla PUA, che è il punto unico di accesso. PUA. Punto unico di accesso, oppure porta unica di accesso, che si trovano a volte nei vari comuni o a volte anche nelle strutture dove sono ubicati appunto gli hospice, vedi come Universo Salute, dove hanno tutte le informazioni di come effettuare il ricovero. Danno una modulistica di cui poi dopo la compilazione dello specialista o medico di medicina generale viene portato al distretto di appartenenza e quindi il distretto comunica poi o alle onlus oppure all'hospice di riferimento, che di solito è sempre in riferimento al distretto, certo. Si predilige prima il distretto, quindi occupare prima i posti letto dal distretto per poi andare fuori fuori distretto. Quindi nel momento in cui arriva appunto la domanda, c'è una lista d'attesa logicamente, che purtroppo. Ma proprio per le ragioni che abbiamo detto, ce ne sono, certo, pochi. A parte l'invecchiamento, che le malattie, ma mio malgrado ci sono anche giovani e anche bambini purtroppo. Anche vedi? Giovani, e anche bambini, che un hospice proprio di recente è stato aperto a Milano, di cui si occupa di bambini, mentre noi facciamo riferimento a Bari, a San Giovanni II. Con notevole difficoltà, in effetti c'è stata da parte loro una richiesta appunto sul territorio di affiancare queste famiglie, di aiutarli, chiaro, supportarli nel momento del bisogno. Quindi dicevo, entrano in questa lista d'attesa, logicamente c'è un riferimento con un numero di telefono dove la coordinatrice in questo caso chiama e programma il ricovero. Purtroppo, mio malgrado, le liste d'attesa non sono così, sono abbastanza lunghe perché i pazienti purtroppo ci sono, però sono abbastanza veloci. Ma nelle more, nell'attesa di essere chiamati? Ecco, questa è la criticità maggiore che viviamo oggi sul territorio per una sanità. Immagino. Che, esatto, è proprio lì che andrebbero concentrati gli sforzi di tutti. Ecco perché questo argomento l'abbiamo voluto esplicitare qui in forma pubblica, proprio per sensibilizzare affinché vengano erogate le giuste cure palliative, proprio perché andiamo incontro purtroppo a queste patologie sempre più frequentemente, quindi con pazienti che purtroppo si trovano ad affrontare questo particolare momento e con le loro famiglie, ricordiamolo sempre, perché il dramma è familiare, certo, quando si viene colpite da queste patologie, e quindi andrebbero finalizzate le cure anche a livello domiciliare, perché poi il problema principale è che questi pazienti vengono lasciati in ospedale. Ovviamente sappiamo benissimo che in ospedale, con le ultime riforme, il taglio dei posti letto, certo, non si ha più la possibilità di seguirli, ma soprattutto non si ha la possibilità di dar loro dignità, perché non si è pronti ad affrontare da tutti i punti di vista, come dicevamo prima, sia a livello fisico, quindi con la terapia del dolore, quindi alleviare le sofferenze legate alla patologia, ma anche dal punto di vista psicologico. È molto importante dare loro un supporto psicologico, ma anche spirituale. Quindi una serie di interventi che, attraverso le cure palliative, attraverso luoghi di cura come gli hospice, che sono attrezzati per accogliere non solo il paziente, ma anche tutta la famiglia. È giusto. Quindi, anche perché in quel caso noi abbiamo tanto parlato di quelli che sono gli ospedali, che sono sovraffollati, sappiamo di quelle notizie in diverse regioni in cui le persone non sanno dove devono essere accolte. In questo caso noi creiamo degli ambienti ad hoc in cui diamo dignità, particolare attenzione, diamo la possibilità a queste persone di essere considerate come tali e liberiamo anche i posti letto invece presso i vari presidi ospedalieri. Cosa volevamo aggiungere, Michelangelo? Aggiungiamo anche l'importanza comunque delle onlus, non vediamo solo gli hospice. Certo. Hospice e onlus, quindi sul territorio interventi domiciliari
diciamo, sono diciamo, la stessa cosa in sintesi, pure, perché pure le ONLUS sono dotati di, diciamo, sono, cioè, del personale competente, formato, abbastanza formato, quindi c'è dove troviamo infermieri, medici, psicologi che effettuano le stesse diciamo, cure, si prendono cura della persona nella stessa maniera dell'hospice. L'hospice, nel momento in cui a casa vengono meno determinate situazioni, vedi anche l'ambiente domestico. Non è congeniale, quello vuoi dire? Sì, quando non è congeniale, diciamo, perché chi vuol morire in un ospedale, anche in un hospice? La maggior parte delle persone vogliono morire a casa, no? Quindi l'hospice è visto, come devo dire, come l'ultima spiaggia, come l'ultima spiaggia. Ma non, sì, ma non dovrebbe, non, dovrebbe, certo. Cioè, non è assolutamente così, perché diciamo, oltre alle cure palliative si effettuano anche la terapia del dolore, che è abbastanza importante. È un messaggio fondamentale quello che vogliamo lanciare, di sensibilizzazione e di promozione alla valorizzazione, sì, appunto, di questi disposti normativi che abbiamo indicato. Chissà che la nostra regione tra qualche anno si possa distinguere proprio per essere una tra quelle del nord virtuoso. Sono in cantiere, appunto, dei progetti. Benissimo. Sono in cantiere dei progetti con la Società Italiana di Cure Palliative, di cui io sono consigliere regionale, quindi... E me lo dici così? Te lo dico così, non voglio assolutamente... si sta creando una rete di cure, appunto, di cure palliative, di cui, diciamo, la persona che ha bisogno sa il percorso da intraprendere. Siccome, essendo la legge 38 una legge quadro, quindi è tutto, come diceva giustamente Giuseppe, è tutto demandato alle regioni, quindi è tutto un divenire, diciamo... Tanto si è fatto, però ce n'è ancora tantissimo da fare. Quindi e poi, siamo... come sempre, comunque gli amici a casa possono fare riferimento al vostro sito. Certo, giusto? Sì, noi abbiamo il sito che è completo a disposizione, gli infermieri dell'ordine, eccolo qua in sovraimpressione, sono sempre disponibili proprio per dare quelle informazioni e per accompagnare i cittadini, appunto, in quello che è diciamo, il servizio sanitario sempre più complesso, proprio per accedere a servizi, anche in questo caso, ahimè, a quello delle cure palliative, che ovviamente ci auguriamo sempre che siano sempre di meno, però ahimè, insomma, quando c'è necessità, certo, bisogna dare le giuste pronti informazioni ai cittadini. opibat.it, mi raccomando, fate riferimento a questo ordine professionale degli infermieri. Io vi ringrazio. È terminato già il tempo a nostra disposizione. È passato velocemente. Ragazzuoli. Grazie, Serena. Abbiamo parlato di un argomento molto importante, sì, però abbiamo cercato di dare delle informazioni semplici, fruibili, insomma, anche con un sorriso, perché l'abbiamo detto. Certo. La cosa principale è stare bene, sì, con la testa. Affrontare, giusto, tutte le argomentazioni, anche questo, che mi rendo conto che è un po' pesantuccio, però... Ovviamente la giusta informazione ai cittadini va data, e va data nei termini giusti, anche col sorriso. Quindi, e brava, poi vedete che belli infermieri che ci sono. Grazie del complimento. A questo punto fate riferimento all'Opibat, mi raccomando. Grazie al nostro Michelangelo. Il messaggio che vorrei, messaggio che vorrei terminare è, diciamo, di vivere la vita con dignità, quindi rivolgersi alle cure palliative nel momento in cui, perché troverete le persone, diciamo, affidabili, formate, quindi in grado di affrontare le problematiche, diciamo, del paziente e della famiglia. Bisogna saper chiedere aiuto. Quando non è più possibile esperire altro, bisogna saper chiedere l'OPI a disposizione, quindi. Benissimo. Assolutamente. Io questo l'ho capito ormai da diverse settimane, l'OPI è pronto su tutti i fronti. Sì, sì. Complimenti. Grazie al nostro infermiere Michelangelo Brindicci e poi a tutti i suoi pazienti che ci stanno seguendo, ribadiamolo. Che saluto assolutamente. Mi raccomando, salutatecelo anche di persona quando lo rivedrete, giusto, perché ora torni subito sul campo. Torniamo sul campo, assolutamente. E poi un ringraziamento speciale anche al nostro presidente OPIBA, Giuseppe Papagni. Un caro saluto a te, Serena, e a tutti i telespettatori. Benissimo, ci rivediamo martedì con l'OPIBAT, certo, per poi salutare gli amici a casa. Sì, ci rivediamo. Benissimo. Per l'ultimo appuntamento, per credo. Per l'ultimo appuntamento martedì, almeno di stagione. Di stagione. E scopriremo insieme di cosa potremo parlare.